down. Zoom. Due. Buongiorno, buongiorno, bentornati alla nuova stagione di In Mezz'ora. Sono qui dal Foro Italico con Di Battista e con Di Maio, i nuovi, diciamo, delegati, i nuovi gemelli, i nuovi, come dire, i nuovi comandanti di un direttorio che non c'è più. Devo dire che innanzitutto devo dire è molto interessante stare qui, sono sempre interessanti queste vostre, e devo confessare anche una gaffe in cui mi ha preso Di Battista nell'annuncio, questo per dire come siamo noi che ci occupiamo di politica. Di Battista ne ha fatte tante, stavolta non che unico. Invece di dire Foro Italico ho detto Foro Italicum, che vi dimostra con che testa siamo ripartiti, esatto, tutti noi giornalisti su questo settembre. Dunque, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, questa è la vostra terza kermesse nazionale, questa si chiama Italia 5 Stelle. Ogni anno abbiamo avuto uno scenario, quest'anno probabilmente la terza kermesse è avvenuta nella situazione di maggiori vittorie, Torino, Roma, eccetera, eccetera, e anche di maggiori drammi. In fondo, come dire, si arriva qui oggi senza il vecchio direttorio, con una nuova leadership. Devo dirvi una cosa, la cosa che mi è sembrata più interessante di questa kermesse, l'emozione più forte, nelle prime era sempre il famoso Vaffa, no? Questa volta l'emozione più forte è stata l'assenza di Casaleggio, vero? Che è l'unico vero dramma, il fatto che non ci sia più già Roberto Casaleggio. Per tutto il resto, quello che abbiamo anche letto sui giornali, direttori che non ci sono più, è una serie di ricostruzioni degne di Beautiful. Io mi sento di smentirle tutte, e le smentiamo tutte. Questo è un movimento che continua a crescere e ha bisogno di tante energie, e sono contento, anche che siamo contenti, che le energie di Beppe Grillo ci siano a tempo pieno. Tornate. Comunque Grillo. Sì, ci manca tanto, ci manca personalmente perché eravamo tanto amici. Ma l'assenza di Casaleggio è stata determinante, e quanto nel disagio politico e nella crisi che avete vissuto dopo le elezioni? Lei prima parlava di grandi vittorie, è evidente che grandi vittorie e conquistare delle città in macerie significa anche grandi difficoltà e normalissimi conflitti che capitano ad una forza politica che è diventata una forza politica di massa, sì, nel giro di pochi anni, complice da un lato il disastro della partitocrazia, ma anche delle ottime cose che abbiamo fatto noi, perché se siamo cresciuti così tanto, perché evidentemente abbiamo i nostri meriti, certamente, di taglio dei costi della politica, di insistere su battaglie importanti sul reddito di cittadinanza, e anche, me lo consenta, di occuparci del paese reale, che non è quello relativo all'Italicum come ne parlavamo prima, ma per esempio della chiusura di ospedali, di problematiche legate all'ambiente. Un momento. Quello che dico è certamente, dottoressa, l'assenza di Gian Roberto si fa sempre sentire. Sì. Io ricordo quando tanti giornalisti addirittura dicevano è un peso per voi, invece per noi è sempre stato un valore aggiunto, così come Beppe. E si è visto probabilmente. È una persona. Facciamo un patto tra noi, abbiamo mezz'ora, abbiamo voi due insieme, tentiamo di entrare immediatamente nelle cose così. Vabbè. I vostri meriti, le smentite, le avete fatte in altre riunioni. No, lei faceva considerazioni vorrei iniziali. Per l'appunto entrare direttamente in questa cosa. Intanto vorrei capire. C'è una Rai venduta. Va benissimo. Volevo dire questo, Grillo è tornato dicendo sono tornata, dopodiché però ha anche indicato due persone come voi, come due persone che in fondo credo si può dire guideranno il movimento, è corretto? È questo che volevo dire, lei all'inizio diceva due persone nuove che guidano, qui c'è soltanto Grillo, che è sempre stato il capo politico e il garante di questo movimento, che da quando non c'è più Gian Roberto ha capito che deve mettere a disposizione tutte le sue energie per portare questo movimento insieme a tutti quanti noi, ma insieme a tutte queste persone che sono qui, al governo di questo paese. Italia 5 Stelle quest'anno non è una kermesse in cui affrontiamo... Quindi voi in che ruolo siete qua? Ma mi scusi, dottoressa, questa non è la kermesse in cui affrontiamo i problemi interni del movimento. Noi qui lanciamo il programma nazionale per cambiare l'Italia alle politiche del 2018, o speriamo anche prima. Quindi questo non è un posto dove si parla dei problemi del movimento. Ecco, qui si affrontano le soluzioni ai problemi degli italiani, perché ci pagano lo stipendio per questo. Va bene, sì, l'ho capito, però insomma le kermesse sono anche una messa a punto a politica interna, no? Allora Grillo è tornato, avrà questo suo ruolo,
Qual è il ruolo di voi due, che siete stati chiaramente indicati come delle persone che avranno un importante ruolo all'interno del movimento di Battista? Non mi dica di no, perdiamo tempo, è ovvio che avete un ruolo, tutti e due. Posso dire quello che penso, non è che le dico di no. E quello che io penso è che, ripeto, una crescita molto veloce del movimento ha fatto sì che un anno e mezzo fa Grillo appunto dicesse: sono un po' stanchino, mi occorre una mano, e una mano gliela dava già Roberto Casaleggio e gliel'abbiamo iniziata a dare noi. Ma di fatto l'allargamento di questo fantomatico direttorio già c'è stato negli ultimi due anni, con responsabilità che sono poi arrivate ad altre persone. Questo aumenterà sempre di più, però questa logica che io o Di Maio appunto dovremmo essere il futuro, i futuri dirigenti, classe dirigente, tra l'altro una parola che a me fa venire le bolle, classe dirigente, è una falsità, nel senso, le regole valgono per tutti. Io credo di avere alcuni talenti, dei meriti e anche dei difetti. Perfetto. Li metto in gioco con il Movimento 5 Stelle, mi piace molto lavorare nelle piazze, mi piace conoscere il paese reale e do questo al movimento. Sì. Luigi dà dell'altro al movimento, Luigi anche come me ha dei difetti e cerchiamo il più possibile di migliorarli, ma così tante altre persone, e da qui in poi un movimento che si presuppone di diventare, e forse già lo siamo, la prima forza politica del paese, aumenterà di responsabilità. Io vedo che siamo diventati appunto la prima forza politica del paese guardando l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, che su 10 parole 9 le rivolge nei confronti del 5 Stelle, ma questa, quindi forse Luigi, la strada è quella giusta. Lui ha dunque delle doti, Luigi e dei difetti. Quale difetto c'ha Di Battista? Per esempio, soprattutto i primi tempi, io ho un carattere molto irruento e mi rendo conto che all'interno del sistema politico devi stare un po' attento a dire le cose, perché rischi in questo paese di dire una frase anche giusta ma leggermente strumentalizzabile, che si arma un disastro per un mese e mezzo. Quindi un Di Battista che studierà un po' in avere cura delle sue parole? Beh, diciamo che è opportuno quando si sta nei palazzi fare le denunce nel modo giusto, altrimenti si rischia che qualcosa di giusto venga strumentalizzato, ma questo lo vediamo quotidianamente. Ma noi ci Di Maio che difetti e pregi ha? Ma questo me lo dovete dire voi, non può essere così diplomatico che dopo che Di Battista ha fatto coming out dei suoi difetti e dei suoi meriti, lei tace? Io voglio dire una cosa, questa esigenza che noi abbiamo di smentire questa storia dell'investitura e così via, non è che sia legata a qualche particolare esigenza nostra. Non importa, voglio dire soltanto... Quale sarà il suo contributo in termini di Io sono vicepresidente della Camera dei Deputati e sono un deputato di questo movimento. Porto avanti una serie di iniziative sulle imprese, una serie di iniziative istituzionali con la Camera dei Deputati, anche per far conoscere attraverso la mia carica istituzionale il movimento all'estero, farlo conoscere alle cancellerie europee, ad altri paesi del mondo. Io porterò avanti il mio ruolo che mi ha deputato a portare avanti il gruppo parlamentare. Poi è chiaro che voi conoscete un po' di più noi, perché siamo anche dei volti televisivi, ma non è essere volti televisivi che ci rende dirigenti, tra virgolette, posso del movimento. Ma ci teniamo situazione... a dire questa cosa, dottoressa Annunziata, perché questo movimento andrà avanti e sarà sempre più forte finché la linea politica la decideranno o i nostri iscritti su Rousseau, la nostra piattaforma, o i nostri gruppi eletti nelle istituzioni in maniera collegiale. Se ci sarà una dirigenza che determina la linea politica, saremo come tutti gli altri, avranno ragione i cittadini a scegliere gli altri, perché quelli sono più bravi quando si tratta di strutture e di vecchi metodi di fare politica. Ma se dovessi oggi fare, la chiudiamo con questa parte qui, perché non voglio neanche personalizzare troppo su di voi, perché interessa solo fino a un certo punto, persino me, diciamo. Se dovessi immaginare un vostro ruolo futuro proiettando un partito che vince il prossimo anno, io mi immagino che uno di voi fa il segretario del partito, è perfetto, e un altro fa il candidato premier. È una vecchia visione. No, io ho una visione esattamente come quella delle istituzioni. La ringrazio, ma non si offenda, ma è una vecchia di forze politiche. No, vinciamo se riusciamo a stravolgere quel metodo, quello che ci ha portato fino ad ora. Finora voi avete sperimentato, e vediamo se ho ragione, sulla vostra pelle, e mi sembra che in tutti i vostri discorsi recenti questa riflessione sotto traccia ci sia.
sia stata. Avete sottovalutato che andare al governo non vi cambia perché avete più potere, ma vi cambia perché dovete avere un metodo diverso, no? Dottoressa, la situazione siamo, di Roma qual lei, è stata? Lei è, sempre, fondo... lei è sempre stata tra quei giornalisti che criticavano il movimento, per esempio, perché non prendeva rimborsi elettorali, non candidava star, oppure no. Faceva parte di quelle sì, forze politiche. Queste. Lei, per esempio, ha criticato la regola dei due mandati. Da noi, dopo due mandati, si torna a casa. Questa idea poteva portare il movimento a trovare una scorciatoia quando ha avuto delle difficoltà in passato. Potevamo scegliere di candidare un volto noto anziché un volto sconosciuto e provare a trovare la scorciatoia per vincere? Non lo abbiamo fatto. Allora. Oggi siamo una forza politica che governa la capitale, governa Torino e lo ha fatto mantenendo fermi i propri principi. Le difficoltà di cui governa la capitale. Ma il governo ha la sua opinione. Mi dispiace di questa cosa, perché ci possono essere delle difficoltà a Roma, sono d'accordo, perché è la capitale della città più difficile da governare in questo paese. Ma noi queste difficoltà le avevamo messe. Io sulla capitale però vorrei dirle una cosa, che da cittadino romano. Voglio dire, lo capite, questo è un nodo, a dare una spiegazione su che cosa sta succedendo a Roma. Che cosa sta succedendo? Io non voglio fare un discorso, è stata mal governata. Non voglio parlare dei partiti politici che l'hanno amministrato in precedenza. Non è quello voglio dire, ma qualcuno si aspettava che una forza politica che prende la capitale dopo 30 anni di distruzioni non avesse delle normali difficoltà iniziali. All'interno di queste difficoltà e di pressioni molto forti che sono arrivati dai giornali legati al gruppo che sappiamo chi e che tra poco nominerò, a una serie di poteri che se la sono anche lecitamente, non soltanto illegalmente, spartita la capitale, nonostante queste pressioni sono molto orgoglioso che l'amministrazione del 5 Stelle per la prima volta si sia messa a Roma di a quello che io definisco PMC, che non è il partito marxista comunista, ma il partito di Montezemolo e Caltagirone, che ha sempre amministrato di fatto la capitale, costringendo i politici a seguire determinate linee, e oggi a loro non gli è più concesso. E per noi questo è un enorme motivo di orgoglio e di successo, e credo che tanti cittadini, non soltanto romani, ma italiani, debbano garantirci che non gli abbiamo ipotecato il futuro dicendo sì ad una manifestazione che, al netto di mafia capitale e delle frattaglie che ci sono, ma non parliamo di quello, indebiterebbe evidentemente i cittadini italiani, e questa è un'ottima fare. Io però sa cosa le dico? Che secondo me, a parte che Di Maio, io non ho mai criticato la questione del doppio mandato, le critiche che ho fatto a voi sono state più critiche di non riuscire. Quindi lei è d'accordo che ci debbano essere massimo due mandati e poi a casa? Assolutamente, ma questo non ho nessun problema. Mi fa piacere. Quando io non so neanche dove l'abbia, sicuramente non l'ho fatto io, però dicevo, per me il problema vostro è un problema di capacità di gestire le istituzioni, con le istituzioni che hanno una loro logica, che non è necessariamente questo per spiegare me stessa, ma è irrilevante cosa penso. Quello che voglio dire è che sulla questione delle Olimpiadi io sono d'accordo, cioè trovo che Renzi ha fatto un'osservazione giusta, spessissimo non sono d'accordo con lui, ma sono d'accordo con lui in questo caso. Lui ha detto, se voi avete 8 anni davanti, non potete porvi il problema di... No, però ripeto per gli spettatori e poi rispondete, fermano i ladri. Non i progetti. Ma Renzi parte da un presupposto che non ha mai applicato nel suo modo di amministrare lo Stato. Noi abbiamo visto i bilanci delle Olimpiadi dal 1984 ad oggi. Sforano tutte, costano miliardi di euro in più di quanto preventivato. Il Comune di Roma, dicendo no alle Olimpiadi, lo abbiamo salvato dal dissesto finanziario. Cosa differente che fa Renzi oggi, che solo nei primi 7 mesi del 2016 ci ha già indebitato per 80 miliardi di euro in più, perché lui dice sempre sì a tutti e ma poi i debiti li paghiamo noi. La sua noi. Posizione a favore delle Olimpiadi che lei espresse in un'intervista a Lilli Gruber era un'ingenuità era un iniziale. Anno fa, noi siamo arrivati al Comune di Roma, abbiamo trovato una situazione peggiore di quella che avevamo preventivato. Quindi avete fatto un'autocritica su questo, ma perché abbiamo... all'inizio c'era una ma guardate, sulle ma, cose, le ma io non sono divisione. Ma perché siamo contro le Olimpiadi? Noi non abbiamo un preconcetto contro le Olimpiadi, noi abbiamo semplicemente il dovere di tutelare le tasche dei cittadini romani da eventuali buchi di bilancio che si possono venire a creare sia nello Stato centrale e sia nella città di Roma. Però io le voglio chiedere una cosa, secondo lei la Sicilia come è amministrata?
Lo chiede me? Io lo sa perché le chiedo siciliana. Questa cosa? Lo sa perché, no, perché le chiedo questa cosa? Siciliana, non so, lei ha modo di esprimere contenta. Un'opinione su come è governata la Sicilia? Secondo lei come è governata? Sa che non lo so da non vicino. So. Le dico io, ma in questa regione, cioè, no, ma arrivo al punto. Questa regione ha cambiato 50 assessori in 3 anni e mezzo. Non se n'è mai parlato. Abbiamo cambiato un assessore al bilancio a Roma e si parla di caos, bufera e dramma. Io non sono d'accordo su questa visione catastrofica e apocalittica su Roma. Però, e non si può dire che la stiamo governando male quando abbiamo messo per esempio mano ad un'emergenza rifiuti che ci avevano lasciato gli altri partiti e abbiamo iniziato a ripulire la città. Io non vorrei fare la trasmissione dell'altro ieri e parlare una frase a Renzi, gliela vorrei dire. Della crisi. Vorrei dire una frase a Renzi. Sì, certamente. No. Vorrei dire a Renzi che ha detto una stupidaggine rispetto a questa storia dei ladri, che noi non abbiamo detto no alle Olimpiadi per paura che qualcuno ci possa mangiare sopra e rubare, abbiamo detto no alle Olimpiadi perché ci si perde con le Olimpiadi, per cui non utilizzasse più questi argomenti ma si leggesse lo studio dell'Oxford University per capire evidentemente quanto su queste grandi manifestazioni Expo incluso, perché non ci danno i bilanci, ci si perde. Vabbè, d'accordo, e questa è un'interessante precisazione. Non volevo fare, come dicevo ieri, la trasmissione, come dicevo adesso la trasmissione dell'altro ieri su Roma, eccetera, però la situazione di Roma è una situazione molto aperta. È vero che moltissime giunte hanno difficoltà ad essere fatte all'inizio, eccetera, eccetera. È vero, secondo me, che voi scontate un risentimento di un grande partito anche della capitale che vuole fare affari. Su questo c'è tutto, insomma. È anche vero, però, che la nuova sindaca Raggi, che mi pare che neanche oggi dà il nomi dei nuovi assessori, è una persona che non si capisce su quali termini ha preso le sue decisioni. A me pare, non potete negarlo perché però vorrei saperlo da voi, che una serie di dissensi sulle sue scelte sia stata espressa dallo stesso mini direttorio che l'aveva avvicinato, incluso lei. Ma chi lo nega questo? Nessuno nega che ci siano state. Allora, però da quando è nato il movimento. Ma non sia difensivo, guardi, a me non mi importa. Io Di Battista voglio solo capire in questa situazione. Mi fa rispondere, glielo dico. Sì. Cosa è stato gli errori? Persino Grillo ha detto abbiamo fatto molti errori, allora dice questi errori perché secondo me politicamente è forte ammettere anche i propri errori. Ma assolutamente, però scusate. Quali sono? Io li vorrei sapere senza attribuirmeli. No, assolutamente, però lei prima ci fa le domande e dice non potete negare una cosa, io non voglio negare però voglio solo esprimere il mio pensiero, certamente. Le assicuro che non sto sulla difensiva. Certamente. Io vorrei dire, vorrei chiedere quali sono nel giro dei primi 3 mesi di amministrazione a Roma quegli appalti che la nostra amministrazione ha dato a qualche delinquente, qual è stata la grande opera che ha avallato la nostra amministrazione e che ha pregiudicato le tasche dei cittadini romani, qual è stato il criminale che sta... no, perché dobbiamo anche ridimensionare le cose, ora dobbiamo metterci d'accordo. O Virginia Raggi prima, durante la campagna elettorale, era estremamente controllata, cosa che qualcuno ha detto, non credo lei, addirittura che decidessimo tutto noi, oppure del tutto autonoma come è giusto che sia oggi. Virginia Raggi è il sindaco di Roma, il sindaco del Movimento 5 Stelle, a lei già l'ho detto, oneri e onori, amministrerà, deciderà, io non metto bocca sulle sue scelte, io posso soltanto, per esempio da cittadino romano, spingere, cosa che ho fatto, facendo comizi in tutta Italia, sul no alle Olimpiadi perché ci credevo moltissimo e oggi posso averne soddisfazione, ma io non mi infilo in queste questioni perché è compito del sindaco di Roma. Senta, come rispondete alle moltissime critiche che ci sono nei confronti, diciamo, sia della scelta del direttorio sia di altre scelte, oggi per esempio Fico, che è uno dei vostri grandi esponenti storici, faceva delle molte critiche in questo senso, diceva bisogna tornare al passato, sono stati molto critici su Roma, si preparano grandi criticità sul nome del prossimo assessore, Fico è uno di voi. Come rispondete a queste cose? Roberto, quando dice che bisogna ritornare sempre di più sulle piazze a parlare di temi, è fondamentale, se ci pensa, qui noi in una trasmissione come questa dovremmo parlare molto di più di energia, di reddito di cittadinanza, di abolizione di Equitalia e meno di dinamiche interne. Poi è una giusta curiosità la sua perché ha curiosità verso una forza politica come la nostra e noi rispondiamo alle sue domande. È una forza politica in formazione, però quando, perciò è interessante. No, ma per carità, però quando Roberto Fico dice
bisogna evitare i leaderismi, ha ragione, perché il nostro principale obiettivo di questo giorno coinvolgere le migliori intelligenze e entusiasmi di questo paese, fargli creare iniziative e proposte. Quindi lei non offende il fatto che Fico oggi sia uscito con delle interviste sui giornali? Assolutamente, ma quante volte ne abbiamo discusso tra di noi di questi temi? Quante volte? Quindi non è... Per voi va bene oggi esprimere delle critiche pubbliche? Ma ci mancherebbe altro, la bellezza del Movimento 5 Stelle è sempre stata questa. Ma non davvero, però, non dottoressa così, Annunziata, non così. Roberto Fico, come tanti altri, in quell'intervista a me non mi sembra che abbia espresso delle critiche, ha fatto delle riflessioni sul Movimento che noi facciamo da anni, quindi è stata poi utilizzata come critica di Fico al Movimento, ma questo è quello che abbiamo detto ieri dal palco. Io ieri dal palco ho detto ai nostri gruppi locali, abbiamo 8.000 comuni, creiamo gruppi locali in tutti i comuni e coinvolgiamo le persone per far crescere le idee e le iniziative, non i singoli. Scusa Luigi, io mi sono sentito, insomma, le faccio questa confessione, in questi 3 anni in Parlamento spesso anche un po' schiacciato, perché mi rendevo conto, anche questa trasmissione, ripeto, poi io rispondo a tutte le domande del mondo, insomma, non so come la Boschi, che sulle domande relative al padre e alle frequentazioni del massone che faceva il padre non risponde. Io rispondo a tutti, però le dico che alle volte anche frustrante stare in quel palazzo, vedere che quel palazzo potrebbe lavorare dal lunedì al venerdì per risolvere i problemi dei cittadini e rispondere quasi il 90% delle volte a domande relative a soglie di sbarramento, premi di maggioranza, direttori, controdirettori. Io qua vedo tante magliette di attivisti, ma in giro per l'Italia ho scritto io dico no al referendum costituzionale, nessuno c'ha la maglietta allargate il direttorio, diteci la storia del direttore, nessuno, cioè io ho girato 5.000 km quest'estate, nessuno mi ha chiesto mi dite come sta il direttore, mi hanno chiesto tutti e lumi sulla sanità pubblica, sul referendum costituzionale, su una vera legge anticorruzione, su quella buffonata che ha fatto Renzi con Berlusconi. Il mondo reale è un altro. Le posso dire? Glielo posso dire? No, sicuro me lo può dire, però siccome io sono una vecchia lenza nella politica, le posso dire che questa è la cosa che mi dicono tutti i politici quando noi facciamo questa cosa. Se lei parla con chiunque, prima o dopo un'intervista o lo vede per strada in Parlamento, ti dirà ma voi non parlate di cose serie. Però no, scusi. Ma il problema, le voglio solo dire questo. Un po' di equilibrio, 10 domande su leggi elettorali o questioni interne e nessuna sulla problematica relativa alla sanità pubblica, che è un disastro. Le posso dire, ma il cosa problema, incide di più sui cittadini? Ma sa perché? Lo spiego perché. Voi siete un partito che ormai ha un potere di voto e un potere di governo molto forte. La vostra organizzazione interna, la vostra capacità decisionale interna e la vostra forza interna è determinante per mantenere una rotta lì dove condizionate come opposizione e lì dove governate. Le mie domande sono di fatti le domande dei cittadini che dicono ma reggono, ma per carità, ci stanno, sono bravi, sono competenti, però dottora, reggono lo dicono del Movimento dal giorno in cui è stato fondato e ad oggi a distanza di anni siamo la prima forza politica del paese. Voi a Roma avete avuto quasi 800.000, io voto a Roma, 800.000 persone, vi assicuro che la cosa che la gente chiede, faccio anche una cosa populista, vado a fare la spesa al mercato, la prima cosa che ti chiedono: oh, ma hanno fatto bene a votare Raggi, regge o no? E questo ecco, i cittadini allora, romani, devo chiedere, al termine del lavoro di un'amministrazione se ne accorgeranno, e qualora dovessimo far bene potranno riconfermarci, altrimenti voteranno qualcun altro. Però io credo che i cittadini romani siano molto più rassicurati dal fatto, per esempio, che la loro bolletta idrica non sia aumentata in questi mesi perché la Giunta Raggi è riuscita a fermare l'aumento della bolletta idrica da parte di Acea. Noi siamo lei ha ragione che siamo una forza politica importante di questo paese, certo. Mi fa piacere che lo dica lei. Quindi magari i cittadini sono più curiosi di sapere quale linea abbiamo sulla legge Fornero, perché se dovessimo andare a governare vorrebbero magari che si abolisse la legge Fornero. Che tutte le forze politiche del paese hanno questioni politiche. I cittadini di Roma vogliono sapere, come ho detto, se regge la sindaca e quindi tutta questa storia. Governando. In generale, sta governando, ma ci sono assessori che vanno, che non vanno, dissidenti, non ci torniamo su questa cosa. Il sindaco di Roma ha mentito sul fatto che sapesse che era indagato uno dei suoi, ha mentito, questa è stata una cosa che non so se vi rendete conto, per i vostri elettori è una cosa molto importante, insomma, questo al di là della questione degli assessori, sapere che la Muraro era indagata e non averlo detto è stato gravissimo. Io però ho già risposto su questa storia, lo so. E ho
ho ripreso alcuni articoli di giornale, sia del Messaggero del Fatto di quei giorni, dove c'era scritto perfettamente che lei, appunto, l'assessore fosse indagata. E tutti noi abbiamo pensato in quei giorni che si trattasse di alcune denunce del capo di Ama, di Fortini. E abbiamo pensato, aspettiamo di capirci qualcosa, non è neanche arrivato un avviso di garanzia e capiamo meglio. La prossima volta cercheremo di essere addirittura più veloci dell'avviso di garanzia, per l'amor di Dio. Però vorrei dirle che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che non ha nessun problema politico. Mentre tutti i partiti politici hanno problemi politici all'interno, guardate il PD, guardate le linee diverse, qual è una legge sulla quale noi siamo in contrasto all'interno del Movimento 5 Stelle? Abbiamo delle normalissime questioni organizzative da risolvere, da sistemare, da migliorare, ed è normale per una forza politica composta da cittadini nelle istituzioni e non da professionisti della politica, che per propri meriti e per demeriti della partitocrazia è passata da 0 al 30% nel giro di pochi anni. Ma che vi aspettavate? Qualcosa di diverso? No, io mi aspettavo una dinamica, questo poi non voglio portare via tempo a lei voi perché peggio, ho ancora 5 minuti. Peggio. Qualcuno sperava peggio. No, io ho una teoria. L'ascoltiamo. Vediamo un po'. Che lei sulla famosa storia della mail che non ho capito, siccome era impossibile non capirla, si sia presa la colpa per tutti. E perciò oggi è stato riconfermato nel ruolo che ha e che tra l'altro incluso quello della, di un questa giornale è una storia online, degna di un film, eccetera, eccetera. Poi io vabbè, non ho mai voi detto, che siete... No, ma giusto per rispondere, io non ho mai detto che non l'ho capita, l'ho sottovalutata per le stesse ragioni di cui parlava Alessandro, era su tutti i giornali in quei giorni ed era un 335 che qualsiasi... Quello che ha detto lui pensa che lei lo sapesse, però che tutti lo sapessero. Eravamo tutti convinti che ci fosse perché lo scrivevano i giornali, ma tutti quanti in quella fase abbiamo detto aspettiamo settembre a capire meglio quello che cos'è, aspettiamo un avviso di garanzia, perché... Ma dottoressa Annunziata, non sa quante denunce oggi ci stanno arrivando anche contro di me, tantissime. Che c'è qualche denuncia di lei? Quotidianamente per diffamazione, alcune sono anche motivi di vergogna. Diffamazione non conto, diffamazione, pure io. Renzi pure ha detto che mi avrebbe denunciato, non so se l'ha ancora fatto, insomma io mi piacerebbe molto. Questa però per dire sì, che noi credevamo questo, poi l'ha scelto Virginia Raggi di riconfermarlo, è una sua responsabilità e valuteremo il lavoro come cittadini romani di Virginia. Sì, questo l'ho capito. Quindi il suo perdono non è stato un perdono legato al fatto che tutto sommato ha fatto una mossa di leadership? Una mossa? Mossa da leader. Ma io semplicemente ho ammesso un errore, ho detto davanti a tutto il nostro popolo, ho fatto un errore, e poi testa bassa e pedalare sono tornato a lavorare il giorno dopo per il movimento e per i problemi del paese. Quindi il perdono è la nuova regola all'interno del... Ma perdonare a me risulta divino, il perdono mi risulta che sia divino. Essenzialmente senta, a chi perdona. Voi siete naturalmente di quelli che dicono che la scheda elettorale, che il quesito elettorale è un quesito truccato, che porta una soltanto propaganda alla propaganda, e che dice, di cioè, volete abolire no, i costi della politica. È il titolo della riforma costituzionale, ecco, ma e come sempre le leggi di Renzi hanno un titolo e poi nel contenuto hanno buona scuola, ma volete sapere, Italia, sì, sì. Salva banche. Senta, ma volete sapere quando è stato presentato? L'8 di agosto. Perché non ve ne siete accorto l'8 di agosto di questa cosa? Lei era in motocicletta. Se ne dovrebbe occupare la Cassazione, che se non sbaglio... No, ma intanto come forza politica non avete... Alcuni testi di Berlusconi quando ci fu il referendum costituzionale di Berlusconi, ma a Renzi gli è concesso tutto. Ho capito, ma perché voi non l'avete beccato l'8 agosto? Non è che vi state facendo distrarre da queste questioni importanti, vi state fa vecchi. No, alle volte purtroppo è fisiologico non riuscire a bloccare tutte le porcate del Partito Democratico perché sono troppe. Lei l'ha letto per esempio il Cent'anni di solitudine? Certamente. Ha visto che io ho lavorato in America Latina molto, per capire capisco tutte le sue referenze. La Sirpe, lei, Aureliano Buendia, certo. Uno si deve fare uno schema, così io me lo devo fare per i decreti porcata di Renzi, che però hanno sempre bei nomi, sblocca Italia appunto, buona scuola, non è che la chiamo sì, scuola di merda, mi ma forse la domanda, rimane, è incredibile, l'8 agosto non ve ne siete accorti. E oggi stiamo facendo queste denunce e cerchiamo di dire, non ce ne siamo accorti l'8 dicembre, cerchiamo di dire ai cittadini che se un presidente, comunque questo nel Regno Unito fare... non sarebbe mai stato, dottoressa, se un presidente, le commissioni che valutano anche il quesito referendario. Questo quesito referendario non è da paese. Ma io volevo tirare civile. Un pizzico sul fatto che dite sempre che non bisogna badare alle questioni parlamentari, poi le questioni parlamentari no, questa, sono decisive questione... perché vi tornano quando, a, no, ma io a proposito detto, quando di tutti i politici parlamentari... le vengono a dire ma voi non parlate di temi seri, però la differenza la fa la storia politica, sì. Poi questi signori adesso stanno rimettendo mano alla legge elettorale e dimostrano che la loro unica priorità in questo momento del paese è la legge elettorale. Noi in questo momento qui stiamo discutendo di tagli guardi, agli stipendi dei politici, di
proprio, ma proprio penseranno che ci siamo messi d'accordo, perché io lì vi assicuro di no, non succede con nessuno, neanche con loro. Confermate questo progetto di regione, coinvolgere le migliori intelligenze e entusiasmi di questo paese, fargli creare iniziative e proposte. Quindi lei non lo offende il fatto che Fico oggi sia uscito con delle interviste sui giornali? Assolutamente, ma quante volte ne abbiamo discusso tra di noi di questi temi? Quante volte? Quindi non è per voi va bene oggi esprimere delle critiche pubbliche? Ma ci mancherebbe altro, la bellezza del Movimento 5 Stelle è sempre stata questa. Ma non davvero, però no, dottoressa Annunziata, Roberto Fico, come tanti altri, in quell'intervista a me non mi sembra che abbia espresso delle critiche, ha fatto delle riflessioni sul Movimento che noi facciamo da anni, quindi è stata poi utilizzata come critica di Fico al Movimento, ma questo è quello che abbiamo detto ieri dal palco. Io ieri dal palco ho detto ai nostri gruppi locali, abbiamo 8.000 comuni, creiamo gruppi locali in tutti i comuni e coinvolgiamo le persone per far crescere le idee e le iniziative, non i singoli. Scusa Luigi, io mi sono sentito, insomma le faccio questa confessione, in questi 3 anni in Parlamento spesso anche un po' schiacciato, perché mi rendevo conto, anche questa trasmissione, ripeto, poi io rispondo a tutte le domande del mondo, insomma so come la Boschi che sulle domande relative al padre e alle frequentazioni del massone che faceva il padre non risponde. Io rispondo a tutti, però le dico che alle volte anche frustrante stare in quel palazzo, vedere che quel palazzo potrebbe lavorare dal lunedì al venerdì per risolvere i problemi dei cittadini e rispondere quasi il 90% delle volte a domande relative a soglie di sbarramento, premi di maggioranza, direttori, controdirettori. Io qua vedo tante magliette di attivisti, ma in giro per l'Italia ho scritto io dico no al referendum costituzionale, nessuno c'ha la maglietta allargate il direttorio, diteci la storia del direttorio, nessuno, cioè io ho girato 5.000 km quest'estate, nessuno mi ha chiesto mi dite come sta il direttorio, mi hanno chiesto tutti e lumi sulla sanità pubblica, sul referendum costituzionale, su una vera legge anticorruzione, su quella buffonata che ha fatto Renzi con Berlini. Il mondo reale dire, è un altro. Le posso dire? Glielo posso dire? No, perché sicuro me lo può dire, però siccome io sono una vecchia lenza della politica, le posso dire che questa è la cosa che mi dicono tutti i politici quando noi facciamo questa cosa. Se lei parla con chiunque, prima o dopo un'intervista o lo vede per strada, in Parlamento, ti dirà ma voi non parlate di cose serie. Però no, scusi. Ma il problema, le voglio solo dire questo. Un po' di equilibrio, voi siete, 10 domande voi su siete leggi elettorali partito, o questioni interne e nessuna sulla problematica relativa alla sanità pubblica, che è un disastro. Le posso dire, ma il cosa problema, sui cittadini? Ma sa perché? Lo spiego perché. Voi siete un partito che ormai ha un potere di voto e un potere di governo molto forte. La vostra organizzazione interna, la vostra capacità decisionale interna e la vostra forza interna è determinante per mantenere una rotta lì dove condizionate come opposizione e lì dove governate. Le mie domande sono di fatti le domande dei cittadini che dicono ma reggono, per carità, ci stanno, sono bravi, sono competenti. Però dottor, reggono lo dicono del Movimento dal giorno in cui è stato fondato e ad oggi a distanza di anni siamo la prima forza politica del paese. Voi a Roma avete avuto quasi 800.000, io voto a Roma, 800.000 persone, vi assicuro che la cosa che la gente chiede, faccio anche una cosa populista, vado a fare la spesa al mercato, la prima cosa che ti chiedo: oh, ma hanno fatto bene a votare Raggi, regge o no? E questo ecco, i cittadini allora, romani, devo chiedere, al termine del lavoro di un'amministrazione se ne accorgeranno, e qualora dovessimo far bene potranno riconfermarci, altrimenti voteranno qualcun altro. Però io credo che i cittadini romani siano molto più rassicurati dal fatto, per esempio, che la loro bolletta idrica non sia aumentata in questi mesi perché la Giunta Raggi è riuscita a fermare l'aumento della bolletta idrica da parte di Acea. Noi siamo lei ha ragione che siamo una forza politica importante di questo paese, certo. Mi fa piacere che lo dica lei. Quindi magari i cittadini sono più curiosi di sapere quale linea abbiamo sulla legge Fornero, perché se dovessimo andare a governare vorrebbero magari che si abolisse la legge Fornero. Che tutte le forze politiche pensano questioni politiche. I cittadini di Roma vogliono sapere, come ho detto, se regge la sindaca e quindi ma c'è tutta una giunta a Roma che sta governando? In generale
Beh, sta governando, ma ci sono assessori che vanno, che non vanno, dissidenza interna, non ci torniamo su questa cosa. Il sindaco di Roma ha mentito sul fatto che sapesse che era indagato uno dei suoi, ha mentito, questa è stata una cosa che non so se vi rendete conto, per i vostri elettori è una cosa molto importante, insomma, questo al di là della questione degli assessori, sapere che la Muraro era indagata e non averlo detto è stato gravissimo. Io però ho già risposto su questa storia. Ho ripreso alcuni articoli di giornale, sia del Messaggero del Fatto di quei giorni, dove c'era scritto perfettamente che lei, appunto, l'assessore fosse indagata, e tutti noi abbiamo pensato in quei giorni che si trattasse di alcune denunce del capo di Ama, di Fortini, e abbiamo pensato, aspettiamo di capirci qualcosa, non è neanche arrivato un avviso di garanzia e capiamo meglio, la prossima volta cercheremo di essere addirittura più veloci dell'avviso di garanzia, per l'amor di Dio. Però vorrei dirle che il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che non ha nessun problema politico, mentre tutti i partiti politici hanno problemi politici all'interno, guardate il PD, guardate le linee diverse. Qual è una legge sulla quale noi siamo in contrasto all'interno del Movimento 5 Stelle? Abbiamo delle normalissime questioni organizzative da risolvere, da sistemare, da migliorare, ed è normale per una forza politica composta da cittadini nelle istituzioni e non da professionisti della politica, che per propri meriti e per demeriti della partitocrazia è passata da 0 al 30% nel giro di pochi anni. Ma che vi aspettavate? Qualcosa di diverso? No, io mi aspettavo una dinamica, ma questo poi non voglio portare via tempo a voi perché ho ancora 5 minuti. Qualcuno sperava peggio. No, io ho una teoria. L'ascoltiamo. Vediamo un po'. Che lei sulla famosa storia della mail che non ho capito, siccome era impossibile non capirla, si sia presa la colpa per tutti. E perciò oggi è stato riconfermato nel ruolo che ha e che tra l'altro sondaggi, incluso quello della di un canale online, eccetera, eccetera. Vabbè, voi che siete... No, ma... Giusto per rispondere, io non ho mai detto che non l'ho capita, l'ho sottovalutata per le stesse ragioni di cui parlava Alessandro, era su tutti i giornali in quei giorni ed era un 335 che quello che ha detto lui pensa che lei lo sapesse, però che tutti lo sapessero. Eravamo tutti convinti che ci fosse perché lo scrivevano i giornali, ma tutti quanti in quella fase abbiamo detto aspettiamo settembre a capire meglio quello che cos'è, aspettiamo un avviso di garanzia, perché ma dottoressa Annunziata non sa quante denunce oggi ci stanno arrivando anche contro di me, tantissime. Che c'è qualche denuncia di lei? Quotidianamente per diffamazione, alcune sono anche motivi di vergogna. Diffamazione non conto, diffamazione, pure io. Renzi pure ha detto che mi avrebbe denunciato, non so se l'ha ancora fatto, insomma io mi piacerebbe molto. Questa però per dire che noi credevamo questo, poi l'ha scelto Virginia Raggi di riconfermare, è una sua responsabilità e valuteremo il lavoro come cittadini romani di Virginia Raggi. Sì, questo l'ho capito. Quindi il suo perdono non è stato un perdono legato al fatto che tutto sommato ha fatto una mossa di leadership? Una mossa? Mossa da leader. Ma io semplicemente a me su un errore, ho detto davanti a tutto il nostro popolo, ho fatto un errore e poi testa bassa e pedalare sono tornato a lavorare il giorno dopo per il movimento e per i problemi del paese. Quindi il perdono è la nuova regola all'interno del... Ma perdonare a me risulta divino, il perdono mi risulta che sia divino. Serve essenzialmente. Senta, a chi perdona. Voi siete naturalmente di quelli che dicono che la scheda elettorale, che il quesito elettorale è un quesito truccato, che porta soltanto alla propaganda e che dice, cioè, volete abolire i costi lavori. Quello è il titolo della riforma costituzionale, ecco, e come sapete, sempre le leggi di Renzi hanno un titolo e poi nel contenuto hanno buona tutto. Scuola, ma volete sapere, Italia, sì, salva banche. Senta, ma volete sapere quando è stato presentato? L'8 di agosto. Perché non ve ne siete accorto l'8 di agosto cosa? Era in motocicletta. Se ne dovrebbe occupare la Cassazione, che se non sbaglio... No, ma intanto come forza... Se non sbaglio, non bloccò avete... alcuni testi di Berlusconi quando ci fu il referendum costituzionale di Berlusconi, ma a Renzi gli è concesso tutto. Ho capito, ma perché voi non l'avete beccato l'8 agosto? Non è che vi state facendo distrarre da queste questioni importanti, ma, state fa vecchi. No, sì. Alle volte purtroppo è fisiologico non riuscire a bloccare tutte le porcate del Partito Democratico perché sono troppe. Lei l'ha letto per esempio il Cent'anni di solitudine? Certamente. Ha visto che per io ho capire... lavorato in America Latina molto, per capisco tutte le sue referenze. La Sirpe, lei, Aureliano Buendia, certo. Uno si deve fare uno schema. Così io me lo devo fare per i decreti porcata di Renzi, che però hanno sempre bei nomi. Sblocca Italia, appunto, buona scuola. Non è che la chiamo scuola di merda, mi ma forse la domanda, rimane. È incredibile. L'8 agosto non ve ne siete accorti. E oggi stiamo facendo queste denunce. Cerchiamo di dire, non ce ne siamo accorti l'8 dicembre, cerchiamo di dire ai cittadini che se un presidente, comunque questo nel Regno Unito non sarebbe mai stato, dottoressa, se un presidente, le commissioni che valutano anche il
quesito referendario. Questo quesito referendario non è da paese civile. Ma io volevo tirare civile. Un pizzico sul fatto che dite sempre che non bisogna badare alle questioni parlamentari, poi le questioni parlamentari sono decisive perché vi tornano indietro. A proposito, quando tutti i politici le vengono a dire, ma voi non parlate di temi seri, però la differenza la fa la storia politica poi. Questi signori adesso stanno rimettendo mano alla legge elettorale e dimostrano che la loro unica priorità in questo momento del paese è la legge elettorale. Noi in questo momento qui stiamo discutendo di tagli agli stipendi dei politici, di energia. Ma proprio penseranno che ci siamo messi d'accordo, perché io lì vi assicuro di no, non succede con nessuno, neanche con loro. Confermate questo progetto?